Buongiorno, benvenuti a un nuovo appuntamento con Spunti e Spuntini. Oggi vogliamo cominciare parlandovi di Sicurezza Vera, un progetto nazionale pensato per contrastare la violenza fisica, psicologica sulle donne e lo facciamo con Liala Basagni, che è responsabile del gruppo Donne Imprenditrici della FIPE Confcommercio di Arezzo, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi. Buongiorno, benvenuta. Grazie Gloria, buongiorno a tutti quelli che ci stanno seguendo. Sicurezza Vera intanto è un progetto nazionale voluto da una serie di partners. Allora, il progetto Sicurezza Vera prende il via il 28 di aprile del 2021 da un progetto che nasce all'interno della Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi, aderente a Confcommercio, insieme alla Polizia di Stato, al Questore Francesco Messina, alla presenza del Presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Lino Stoppani, e alla Presidente del gruppo Donne Imprenditrici FIPE Confcommercio, Valentina Piccabianchi. Tra l'altro, Sua Eccellenza il Questore questa mattina doveva essere qui con noi a parlare del progetto, lo abbiamo visto tutti quello che è successo domenica nell'area di servizio di Badia Alpino e a causa di questi problemi non è potuta poi venire questa mattina, ma con oggi inizierà una serie di appuntamenti proprio su questo argomento. Intanto Sicurezza Vera all'inizio ha coinvolto 20 città italiane e poi si sta estendendo. Esatto, a seguito della firma di questo protocollo con gli organi della Polizia di Stato, FIPE Confcommercio ha deciso poi di intervenire in maniera capillare su tutti i territori delle città italiane dove è presente la nostra federazione. Come per esempio ad Arezzo il 5 ottobre abbiamo firmato e avuto una conferenza stampa alla presenza del prefetto e del questore della città di Arezzo, ma non solo, anche della parte del comune di Arezzo, la parte anche del sociale, nella quale abbiamo presentato che cos'è il progetto Sicurezza Vera. Sicurezza Vera è un progetto che coinvolge tutta la rete dei pubblici esercizi aderenti a Confcommercio e si pone come obiettivo quello di informare, sensibilizzare e formare tutte le imprenditrici donne, ma anche le loro dipendenti, per poter contrastare ogni forma di violenza, ma soprattutto anche riconoscere quei segnali, per poter dare aiuto a chi si reca all'interno di un pubblico esercizio. Ricordiamo che, i pubblici esercizi presenti in Italia sono 350.000. Si stima, un pubblico esercizio ogni, 250 abitanti e un bar ogni 400 abitanti. Questo vuol dire che comunque il pubblico esercizio diventa un presidio di legalità e sicurezza. Molto spesso vengono definiti come luoghi insicuri. Il pubblico esercizio chi è? È un bar, è un ristorante, ma è anche una discoteca, uno stabilimento balneare. Vogliamo fare in modo che chi ha esigenza di dover rispondere a un atto di violenza che ha subito possa sentirsi al sicuro all'interno di un pubblico esercizio. Questo è il motivo della scelta dei pubblici esercizi, quindi quello di creare anche una rete così diffusa. Sì, il pubblico esercizio diciamo che è quel luogo in cui magari anche di fronte a un caffè può nascere una richiesta di aiuto. È un pubblico esercizio quello che rimane aperto rispetto a un'attività commerciale in maniera anche prolungata durante la giornata. L'obiettivo è quello di sensibilizzare e informare anche i dipendenti del pubblico esercizio, perché comunque ricordiamo che molto spesso all'interno di questi locali può avvenire un avance, può essere scambiato un sorriso per magari e può essere frainteso, no? Da una cameriera che magari si pone in maniera gentile. Quindi il duplice obiettivo è quello sì di rispondere a una richiesta di aiuto che proviene dall'esterno, ma anche quello di capire come gestire questi segnali qualora vengono anche perpetrate delle violenze a danno anche di dipendenti o imprenditrici donne. Certo. Ricordiamo che queste imprenditrici donne sono anche quelle che la sera chiudono i locali e quindi molto tardi rispetto a un esercizio commerciale che magari può avere un pochino più di sicurezza, essendoci anche più persone in giro nella città.
un pubblico esercizio può chiudere anche l'attività alle 2, alle 3 di notte e quindi non sempre è così facile per una donna trovarsi in una situazione così facile per la strada. Certo. Quali sono i dati del fenomeno a livello nazionale? Allora, i dati a livello nazionale rapportati all'anno 2021, per darvi un confronto anche nel 2022, si parla di 89 casi nel 2021 di violenza, quindi un numero 5 volte superiore a quelli subiti dall'aspetto maschile, di cui il 31% è perpetrato ai danni delle donne all'interno del contesto familiare. Nel 2022 scende leggermente il dato, invece che 89 casi si parla di 86 casi, scende anche la percentuale rispetto alla componente maschile, che è il 4, è una percentuale di 4 volte superiore a quella maschile, e aumenta del 35% invece il contesto nella quale avvengono queste violenze. Le violenze avvengono molto spesso nell'ambito familiare, ma le violenze possono avvenire anche in ambito sociale, culturale, ma anche nei luoghi di lavoro. Certo. Il progetto, come ci diceva poco fa, il protocollo è stato firmato qualche mese fa. Sono già cominciate le azioni del progetto? Cosa è stato fatto? Cosa si sta facendo? Allora, a seguito della firma di questo protocollo, da un punto di vista nazionale, poi siamo scesi in maniera capillare sui territori, ogni associazione, quindi anche Confcommercio Arezzo, il 5 ottobre, a seguito di questa firma del protocollo, partiranno da qui a qualche giorno corsi di formazione per tutti gli esercizi, pubblici esercizi aderenti a Confcommercio. Quindi si tratta sostanzialmente di partecipare ad un corso online svolto in maniera sincrona, ma è un corso nella quale vengono dati dei suggerimenti e dei consigli da parte delle forze dell'ordine per carpire quali sono i segnali di violenza, ma anche per come gestirli. A seguito di questo corso verrà rilasciato una vetrofania per rendere l'esercizio pubblico riconoscibile, perché io, che sono vittima di violenza o comunque ho necessità di avere una richiesta di aiuto, so che all'interno di quell'esercizio posso sentirmi sicura e posso comunque sia dare la mia richiesta di aiuto. Trovo personale anche preparato. Esatto, sì. Molto importante, vorrei ricordare anche l'app UPOL, attraverso il quale, sempre un'app messa a disposizione dalla Polizia di Stato, attraverso il quale possiamo scaricarla tutti noi, insomma nella nostra quotidianità può essere utilizzata. Quest'app è nata per rispondere, diciamo così, e segnalare ad episodi di spaccio e bullismo, successivamente però è stata anche utilizzata per la segnalazione della violenza domestica o violenza generale per le donne. I pubblici esercizi attraverso quest'app hanno un canale preferenziale: se io come cittadino posso fotografare un'immagine per strada e le forze dell'ordine vengono messe direttamente a conoscenza di quello che può avvenire nella città, i pubblici esercizi hanno un canale preferenziale per poter segnalare immediatamente episodi di cui sono a conoscenza. L'importanza anche di questo progetto è proprio nell'ottica della prevenzione del fenomeno, perché è lì che bisogna intervenire se veramente vogliamo contrastare questa emergenza, sì, che non cessa di essere un'emergenza, lo abbiamo purtroppo visto anche durante questo periodo di festività. Sì, allora, la Polizia di Stato è partita con un progetto nel 2016 che si chiama Non è Amore, è una campagna di sensibilizzazione e di informazione. Il progetto Sicurezza Vera viene scelto viene dal germanico, una donna, si raffigura una donna forte, una donna che comunque sia si vuol sentire sicura. Vera è ognuna di noi per la strada, è la collega, è comunque sia la persona che abbiamo all'interno della nostra famiglia. Vera è una donna comunque sia che vuole la sua indipendenza, vuole essere sicura, non vuole essere più vittima di violenza. Quindi il progetto Sicurezza Vera si inserisce all'interno della campagna Questa non è amore della Polizia di Stato, e la finalità, sicuramente le forze del
dell'ordine, insieme a Confcommercio, ci stiamo lavorando perché vogliamo sempre di più sensibilizzare, informare, far capire che ogni donna non può essere ricordata solamente per le giornate dell'8 di marzo e il 25 di novembre, perché comunque questo è un problema che c'è, è un problema che sicuramente dobbiamo combatterlo ogni giorno. Certo. Ricordo anche che è un obiettivo dell'Agenda 2030 dell'ONU, il punto 5 parla di raggiungimento della parità di genere, e quando parliamo di parità di genere non parliamo solamente di contesto economico, quello sì, perché da quello anche si parte, creare l'indipendenza economica di una donna è importantissimo per poterla anche inserire all'interno di ruoli di leadership, all'interno di aziende, ma soprattutto anche eliminare ogni forma di violenza di genere. Essendo un obiettivo dell'ONU si parla anche di chiaramente matrimoni forzati e quindi insomma Certo. tutta una sfera molto più ampia. Certo, no, ma è soprattutto è dovere dei media anche non relegare a questo argomento le due date che appunto lei ci ricordava poco fa. Tra l'altro questo non è l'unico progetto in cui è coinvolta FIPE Confcommercio. Sì, allora diciamo Confcommercio non si vuole sicuramente sostituire a quelli che sono gli organi preposti per il controllo e anche all'associazione antiviolenza che sono presenti in Italia. Voglio solamente lanciarvi che nelle prossime settimane partiremo con un altro importante progetto con la collaborazione di Pronto Donna, l'associazione che ad Arezzo è presente, che si occupa di violenza sulle donne, si occupa di recepire le loro richieste, gestirle e anche in molti casi rispondere alle richieste di aiuto ricollocandole e dandogli quindi un supporto nell'immediato. Pronto Donna è presente ad Arezzo e è una grande realtà con la quale abbiamo in programma di portare avanti un progetto che Pronto Donna ha già avviato e si chiama Filo Arts. Vorremmo coinvolgere tutti i nostri esercizi commerciali per poter fargli creare questi quadri con questi fili colorati, dove all'interno ci sarà un messaggio che vorranno lasciare, quindi vogliamo coinvolgere sia gli esercizi commerciali che i clienti, giusto perché se ne parli ancora, ma se ne parli in tutti i luoghi, anche all'interno delle nostre attività. Assolutamente, in maniera continuativa. Grazie Liala Basagni di essere stata con noi oggi, grazie a voi, buon lavoro. Grazie. Come detto all'inizio, noi torneremo su questo argomento in maniera continuativa. Ci prendiamo una pausa e torniamo tra pochissimo.